Chi inizia? Devo sapere chi inizia. Inizia il mister. Inizia il mister. Allora, mister, purtroppo oggi non possiamo commentare un risultato pieno, ma la prima domanda è d'obbligo. Arrivato a questo punto, il pareggio lo ritiene il risultato giusto? Ma sull'andamento della gara devo dire che loro hanno sfruttato quello che io avevo detto per tutta la settimana. Sfruttavano queste ripartenze e noi dovevamo essere bravi a cercare di evitarle, perché sapevamo che facendo la partita inevitabilmente concedevamo degli spazi a loro. Però è anche vero che loro ci attaccavano con uno o due giocatori, quindi avevamo sempre sul determinamento. Io penso che oggi il nostro atteggiamento non è stato quello delle partite precedenti, abbiamo forse sottovalutato un po' l'avversario e abbiamo giocato forse anche con troppa sufficienza, perché tra noi e loro oggi c'erano veramente due o tre gol di differenza se il nostro atteggiamento era quello delle partite precedenti. Solo che dobbiamo dare merito invece a loro che ci hanno creduto, l'abbiamo tenuti sempre in partita, sono andati anche due volte in vantaggio, poi eravamo anche stati bravi a capovolgere il tutto portando a 5 minuti alla fine la squadra in vantaggio. E poi quando una squadra inizia con un atteggiamento finisce con lo stesso, non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento finale, abbiamo avuto lo stesso atteggiamento con l'iniziale, non abbiamo saputo gestire 30 secondi di partita finale e lì poi anche sicuramente qualche errore difensivo su qualcosa l'abbiamo commesso. E poi c'è stato anche il completamento dell'arbitro, che io non l'ho visto bene, però dice detto il ragazzo che insomma il fallo l'ha cominciato prima l'attaccante. Però non voglio commentare l'episodio più o meno giusto dell'arbitro, che può montare sicuramente una prestazione a livello mentale nostra negativa. Sicuramente, insomma, quello che si temeva alla vigilia, lei aveva chiesto alla squadra una prova, la capacità di mantenere concentrazione e determinazione anche nel momento in cui non si affronta la prima della classe, la seconda della classe. Oggi sotto questo punto di vista in effetti la squadra ha qualcosa da per farsi perdonare. Ma sicuramente era quello il primo fattore determinante, riuscire a... Io avevo detto questi ragazzi oggi, voglio vedere a che punto è arrivata la nostra maturità sotto l'aspetto mentale. E devo dire che purtroppo sotto l'aspetto non siamo maturi. Abbiamo bisogno comunque di avversari di grido, che possa essere la prima o un derby, per entrare in campo con un certo atteggiamento. Quando incontriamo avversari di poco grido, come può essere il Bocco Grigoni in questo momento della classifica, non riusciamo ad avere un atteggiamento importante. Oggi potevamo smentire questo fattore qua, invece vuol dire che ancora non siamo maturi, non siamo una squadra importante, perché le squadre importanti non sbagliano queste partite. Evidentemente noi ancora dobbiamo crescere, siamo giovani e si cresce anche attraverso questi errori mentali che abbiamo fatto oggi. Mister, oggi ci ha messo di nuovo del suo nella ripresa, cambiando modulo e dando quella velocità e forse diciamo quella creatività al centrocampo, poi dopo per scaricare in attacco una coppia che sicuramente diciamo a livello d'eccellenza è da invidiare. Mi riferisco a Matteo De Lorenzo. Sì, eravamo un po' lenti forse inizialmente a centrocampo, come eravamo lenti anche nel muoverci sugli esterni. Avevo chiesto a questi ragazzi della partita più mobilità, più movimento senza palla, creando attraverso il palleggio, di creare gli spazi e poi essere aggrediti dalla velocità dei nostri attaccanti. Il primo tempo l'abbiamo fatto poco, il secondo tempo quando poi ci siamo messi anche sul 4-2-3 l'abbiamo fatto abbastanza bene e siamo riusciti ad aggredire meglio la profondità per vie esterne. Devo dire che sotto questo punto di vista quei ragazzi avevano veramente recuperato una partita difficile, però purtroppo poi siamo stati penalizzati comunque tutto il buono che abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti penso più da un errore nostro che da un errore dell'arbitro. Ha cambiato qualcosa con l'ingresso di Bosco, con lo spostamento di Bosco a centrocampo forse? Ah, sicuramente ci dà più dinamicità, ci dà più aggressività, è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, è anche vero che poi però dietro lo perdi su quelle situazioni proprio che abbiamo commesso il calcio di rigore, perché poi l'ingenuità e la giovane età di Fortunato ti hanno permesso in area di toccare l'avversario, l'avversario non si tocca mai, poi transizione alla fine si copre solo porta, si deve sovrapporre tra palle e porta, invece lui ha pensato più al contatto fisico, cosa che in area non lo doveva dare.
queste sono delle ingenuità che poi li paghi come le abbiamo pagati noi. La classifica, mister, arrivata a questo punto, come la si legge? Non lo so gli altri risultati, ma se mi confermano il pareggio del Forno e comunque la vittoria del Monte San Giovanni Compagno, ritengo che ancora una volta questa è una classifica abbastanza corta e quindi per salvarci ci vogliono almeno 42-43 punti. Noi siamo, ci mancano 6-7 punti, dobbiamo cercare di recuperare questi 2 punti già dalla partita quando rientriamo dalla sosta a Tor Sapienza, cercando di metterci prima possibile le spalle al sicuro, perché come vedete anche oggi non ci sono partite facili, tutte lottano per un obiettivo e noi giochiamo nell'ultima parte del campionato con tutte squadre che devono lottare per salvarsi, quindi dobbiamo stare molto attenti. Lei è uscito dal campo prima, nel momento in cui il direttore di gara ha segnato il calcio di rigore, lei è uscito dal campo ed è persona che di solito è molto schietta, che dice le cose come stanno. Che cosa ha pensato in quel momento e che cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio a campo? No, in quel momento io non ce l'avevo con l'arbitro, sì, non ce l'ho più con l'atteggiamento dei miei giocatori, perché già sulla posizione di Visciglia ho detto io andiamo sulla bandierina, ma con 2 minuti invece ha voluto calciare, cioè sono tutti atteggiamenti di sufficienza e di non razionalità, perché in campo bisogna anche essere ragionevoli, soprattutto in quei momenti là con la squadra in vantaggio. E la mia paura era proprio quella di concedergli qualche cross, qualche situazione anche di maniera attiva per poi fare il patatracco come l'abbiamo fatto, quindi la mia rabbia è stata proprio quella di vedere i miei ragazzi non bravi a gestire 3 minuti di partita. Secondo gol del Gaeta, bello come esecuzione, no? Costruzione. Sì, è sbloccato, diciamo, De Lorenzo. È stato un bel gol, un bel movimento da parte di De Lorenzo, una bella palla filtrante. E devo dire che sotto quell'aspetto sicuramente abbiamo dei gol più importanti, però oggi non abbiamo avuto l'opportunità, non possiamo permetterci di averle a fase alterne. Una squadra che suole salvare quei colpi là li deve comunque avere con tutta più continuità durante il match. E anche se devo dire che nel primo tempo la squadra aveva creato 3-4 situazioni importanti. Ripeto, l'atteggiamento ti fa anche perdere poi la concretezza sotto porto, comunque la cattiveria che ci vuole per poi vincere queste partite. Grazie. Grazie a voi. Allora Romeo, parliamo di questa partita che a 3 secondi al termine si stava vincendo. Ma sicuramente, come ha detto il mister in precedenza, abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, che comunque si manda di sotto in uno scontro diretto. Noi da qua alla fine abbiamo tutte partite così, abbiamo Tor Sapienza, Velletri, tutte squadre che comunque si devono salvare. Quindi se tu sbagli l'approccio la gara è subito in salita. Poi siamo stati bravi nel recuperare, nel pareggiare, anche se come ha detto sempre il mister, il primo tempo abbiamo avuto anche 3-4 gol, De Lorenzo, il portiere ha fatto un miracolo su De Lorenzo, se faceva gol là forse sarebbe cambiata la partita. Comunque secondo me questa è una partita che ci deve servire da lezione per il futuro, per cercare di non fare più gli errori che abbiamo commesso oggi. È successo già tempo fa, prima della pausa di Natale. 4-4 risultati consecutivi e poi dopo con i suoi tiri siete squagliati. Ma sicuramente il mister in settimana ha fatto una riunione dicendo che non si preoccupava tanto degli avversari, ma si preoccupava sempre di noi stessi, perché il pericolo principale siamo noi, per come affrontiamo la partita. Questo è successo oggi, non si è sbagliato e speriamo già subito da domenica dopo Pasqua di farlo ricredere e di rivenderci questi 2 punti persi oggi. Marco, la vostra difficoltà, mi riferisco a te e a Lecese, a Samuele, nella prima parte della gara fino alla sostituzione, qual è stato il problema? L'inferiorità numerica? No, secondo me il primo tempo abbiamo sofferto quando Martellacci andava a prendere palla dai difensori, faceva sempre quel cambio di 70 metri sugli esterni e ci ha creato una maggiore difficoltà, secondo me è stata lì. E poi logicamente siamo stati sempre a rincorrere, quindi in fase di impostazione forse peccavi. E poi quando si fa una pressione si incomincia dall'attaccante e si finisce dal difensore. Quindi non ci siamo mossi forse la squadra, anche se comunque non muovendoci da squadra abbiamo comunque creato 3-4 situazioni importanti. Ti sei sgolato oggi, arrivato a un certo punto hai alzato pure la voce con i compagni, perché?
che comunque io mi arrabbio soprattutto per l'approccio che abbiamo avuto, perché, ripeto, sembrerà che siamo ripetitivi, ma se tu sbagli l'approccio, le partite non le affronti come le prepari in settimana. Entri con un'altra mentalità, siamo entrati male oggi e si è visto. Atteggiamento sufficiente forse? Ma atteggiamento sufficiente, sai, comunque l'importante oggi è sempre non perdere, io l'ho detto pure ai miei compagni prima. Però questa è una squadra che si poteva battere perlomeno per 3-4 gol. Ma sicuramente, ma da qua alla fine incontreremo sempre partite così. E se tu hai l'approccio giusto, vinci le partite, se no rischi di perderle come hai fatto oggi. Buona Pasqua. Grazie a te.